Il successore di Matteo Ricci si conoscerà solo alla chiamata alle urne di giugno, ma intanto, per i rumors di metà marzo, Andrea Biancani pare oggi il favorito all'investitura di candidato a sindaco per il centro-sinistra nella città di Pesaro. Il nome di Biancani, dopo le ultime consultazioni interne a PD e coalizione, pare in vantaggio su quello di Daniele Vimini e Sara Mengucci. L'ultima parola arriverà probabilmente dal summit previsto giovedì sera. Fino a quando non c'è l'investitura ufficiale, cioè fino a quando il Partito Democratico, che poi penso, presumo, insieme a tutti gli altri partiti della coalizione non sceglierà il candidato, io mi sento come tutti gli altri. Ovviamente sono onorato, orgoglioso di far parte di queste, del gruppo di persone che, verranno, che potranno, fare, potranno avere il privilegio di candidarsi a candidato sindaco della città. Ma si conosce Biancani, sa benissimo che ha un carattere sicuramente non spigoloso, ma un carattere aperto, un carattere che è sempre aperto al confronto, all'ascolto, e se c'è una cosa che mi ha contraddistinto in questi anni è stata proprio questa, cioè la capacità di parlare con tutti, ascoltare tutti, di essere presente nella città, di essere comunque una persona che ama Pesaro, e penso di averlo dimostrato con circa 20 anni di attività, sempre senza fare chissà quale cose particolarmente roboanti, ma essendo presente quotidianamente rispetto a quelli che sono i problemi dei cittadini e avendo come priorità appunto l'interesse comune rispetto all'interesse privato.